La versione per PC di Nioh 2 Complete Edition è finalmente disponibile. Sebbene il primo capitolo avesse svariate carenze, soprattutto per quanto riguarda trama, approfondimento dei personaggi, eccessivo loot di scarsa utilità e scarsa intelligenza artificiale da parte di nemici umanoidi, il titolo di Team Ninja era un divertente gioco action che ci faceva affrontare nemici umani e demoni in ambientazioni giapponesi medievali. Nel nuovo capitolo non impersoneremo William, ma un nuovo protagonista cacciatore di demoni metà umano e metà yokai, e saremo in grado di personalizzarlo a piacimento grazie a un nutrito editor. Nuovamente la trama non è avvincente e serve solo per allungare un'esperienza di una manciata d'ore. Una campagna di circa 37 ore facilmente raddoppiabile grazie alle missioni secondarie Crepuscolo, dove la difficoltà è nettamente più alta della campagna originale. Il gameplay non si discosta molto dal capitolo precedente, rimanendo comunque uno dei migliori giochi action dell'ultimo periodo. 9 categorie di armi, tra cui 2 inedite, nuovi yokai, con questa volta l'indicatore del loro ki sempre visibile, semplificando la meccanica del riposta nei combattimenti contro mini e classici boss. Un nuovo sistema di tattica offensiva, quindi, che sarà però in grado di scoraggiare chi non ha l'abitudine a tenere d'occhio tutto lo schermo. Rimangono fedeli anche il level design e la posizione dei nemici nelle aree, e soprattutto, cosa assolutamente sgradita, lo stesso sistema di gestione delle telecamere negli ambienti più stretti. A differenza delle armi viventi del capitolo precedente, il protagonista, in base al quale spirito yokai avrà equipaggiato, potrà trasformarsi in 3 stili diversi di demoni con moveset e statistiche differenti. Oltre che non ricevere danni per un piccolo periodo di tempo, sarà in grado di interrompere le mosse più pericolose dei nemici. E nuovi set di abilità yokai, una volta raccolte e armonizzate, si potranno utilizzare in combattimento fino a 3 attacchi speciali. La curva di apprendimento risulta comunque più ripida del capitolo precedente, anche colpevole un mal bilanciamento delle statistiche nemiche, e non solo, rendono Nioh 2 un capitolo a tratti frustrante per difetti di programmazione e una difficoltà artificiosa. Il multiplayer è rimasto immutato dal capitolo precedente, oltre a ciò è disponibile però una serie di missioni chiamate spedizioni, missioni coop affrontabili dal punto A al punto B, di campagna e missioni secondarie, dove avremo un sistema arcade a vite in comune dove la cooperazione non è veramente necessaria. Delle istanze alla Diablo, quindi, non più un Souls-like in generale, al quale il titolo però si è ispirato in precedenza, fino a un massimo di 4 giocatori. Il nuovo engine grafico resta fedele al predecessore, ma aggiunge illuminazioni globali migliori, nebbie volumetriche e particellari più d'impatto. Abbiamo notato in sezioni coop dei cali di frame che possono mettere a repentaglio la riuscita delle missioni, oltre che una poca varietà di nuovi yokai. È da nominare comunque i fatti che per PC di fascia medio-alta il gioco è estremamente più stabile del predecessore, dove è possibile con una macchina adeguata spingerlo anche fino a 4K con 120 frame di animazione. In conclusione, gli sviluppatori rispetto al titolo precedente hanno apportato alcune piccole modifiche che rendono un titolo buono da un titolo ancora migliore, nonostante l'eccessiva somiglianza con il predecessore, lasciando comunque il focus del gameplay a un tipo di combattimento action ancora tra i migliori nel loro genere, che rendono più godibile l'avanzamento del gioco. Eccezionali colonne sonore, calzanti nelle boss fight, molto filmiche, e una direzione artistica degna del capitolo precedente fanno di Nioh 2 Complete Edition un must have sia per PC sia per le console di mid e new gen, a meno che non abbiate avuto un rigetto per il tema Giappone feudale e i giochi di stampo impegnativo più che devoti al rilassamento.